A Bibbiano, al convegno organizzato all'Avis, c'erano gli azzurri del nuoto paralimpico, Alessia Berra, Francesco Bettella e Antonio Fantin, che è chiaramente padrone di casa, e chiaramente al centro del convegno c'era il dono. Loro di dono ne sanno più di qualcosa, perché donano emozioni a chi li segue, donano quel crederci sempre, quel non mollare mai, quel se puoi sognarlo puoi farlo. E quindi, diciamo, si parla di vita, anche il dono del sangue è vita. Ad ognuno di loro abbiamo chiesto così un messaggio, un appello, affinché appunto le persone possano donare questo sangue. Alessia? Credo che donare il sangue sia la cosa più altruista che si possa fare, perché il sangue si sa dove va a finire, è vita, è quello, chi ne ha bisogno, se noi possiamo farlo, non si fa! Francesco? Donare sangue è molto semplice, è un dono gratuito che si fa al prossimo, infatti le donazioni sono anonime, e quindi donare veramente, come ha detto Alessia, è un grande atto di altruismo ed è una speranza verso il futuro e verso il prossimo. Antonio? Donare e fare sport sono 2000 uomini inscindibili, nel senso che sia nello sport che nel dono ci vuole la squadra, lo spirito di squadra, il lavoro di squadra per raggiungere un unico obiettivo, cioè quello di vincere.